Nella puntata precedente. Si va verso il tempio di Jose, dove possiamo trovare il nuovo Eone. Però prima. No, no. Devo livellare. Sì, c'ho due livelli qui. Per Tidus e anche per gli altri due. Ho un po' di HP per Tidus, grazie al cielo. Era un po' corto, devo dire la verità. Auron, lui magari non HP. Un'abilità. Oh, sono sempre a corto di abilità sfera, è una roba assurda. Antichelesis. Dovrebbe diminuire la potenza magica. So, cosa del genere. Da che parte devo andare con Yuna? Dice preghiera, no, devo andare di qua. Qui ci sono le magie di secondo livello, esatto. Che sono quelle che ha usato il signorino Seymour, però. È uno spreco un po', però mi servono gli HP con Yuna, perché sennò non me ne andiamo da nessuna parte. Lo so, ho buttato via un livello, due livelli, però dovevo farlo per forza. Almeno adesso ho 700 di vita, perché 500 di vita sono veramente pochi. Qui c'era qualcuno, io mi ricordo. Eccolo qua. Shelinda! Più o meno. Sta morendo, gli chiediamo di curarci anche se ci mancano tipo 200 di vita. Grazie. Arrivederci. Lei si vuole unire alla mia squadra di Blitzball? No. Ehi, sono tutti qua. I made a bundle with you, but the way you turned out, they deserved a better deal. Oaka, no comment. No, non ne ho usate in realtà. Mi servono un po' di questi però. Perché so cosa ci aspetta e questi mi servono, sì. Facciamo 10, va. I guess the summoners. Andiamo! Via! Dobbiamo andare al tempio di Jose. The Jose. Non so scrivere, non so dirlo, quindi. Jose. Hey you two, hurry up. She's awfully cheerful. In dark times, she must be. She must shine bright. Huh? Now are dark times. Yuna tries hard. We should help her then. If we worry, she tries harder. Do not frown. Don't worry, be happy. Kimari, try too. Smile, let me see. Ma che cazzo? Sad. Perché i sottotitoli sono completamente a cazzo? Ecco, vera medusa. Non la userei normalmente, ma mi serve. Temporaneamente mi serve. Questa zona è una rottura di palle. Non ho salvato perché tanto ci ha curato Shelinda, quindi non mi serve vita. Quei due lì però se si fermano. Ok, allora. No, sti tizi sono gli stessi della zona precedente, quindi non dovrebbero essere un grossissimo problema. Quello più fastidioso rimane il Fungongo. La potenza qua proprio. Tranquilli, tranquillissimi. Io una livella. Ah, mi devo ricordare di prendere abilità sfere, cavolo. Due unità di coda di fenice. Buono. Fanno sempre comodo. Ehi, un budino che non c'era prima. Tidus, ti prego, colpiscilo. Grande Tidus. Quello è budino di ghiaccio, poi di fuoco. Antichelesi, ecco, potenza magica, sì, era giusto. Auron, se riesci a colpirlo, sei un genio. Può andare bene solo fino a un certo punto. Tidus. Grande Tidus. Ha già il turbo, quindi posso usarlo alla prossima battaglia. Qui livellano tutti. Sento un Chocobo che sta arrivando da dietro, ma prima voglio raggiungere questo tizio.
Etere. Mi sono passati di fianco. Nuovi nemici. In realtà c'è un dingo. Cioè, non vorrei usarlo contro il dingo, però... Vabbè, si chiama Garm, però... Dingo, va bene, uguale. Chobom! Scusami, dingo. Ho esagerato. Che bello che mi dà i tre giusti che mi servono per farli fuori in un turno senza essere colpito. Bravo, Auri. Qui dentro c'è qualcosa? Yes. Nascosto. Anello Helios è per Lulu. Helios è difesa mutismo. Bleed. Non mi serve. Signor prete. Grazie per la gran pozza. No, quel tipo si era fermato. Eccolo, lui. Lui è quello pericoloso. Però prima è meglio tirare giù il fungondo. Perché il simpaticone, quando voglia, pietrifica. Quindi è molto pericoloso. Ecco appunto. Oddio, già andato proprio, primo colpo. Ezna. Light shine strong, our woe be gone. C'è un po' più lunga la scritta, eh? Auron, vai. Su Yuna, ottimo, difesa. Mi viene il dubbio, non mi ricordo se è da lui che si può fare questa cosa. Sì, era lui! Yes! Mi ricordavo che aveva un'abilità, ma non ero sicuro che fosse lui. Assorbe fulmine, quindi qualunque altra cosa va bene. Kimari, hai fatto il tuo dovere, ora puoi andare. Tidus. Auron. Mamma mia, ho detto che gli togli 770 in un colpo solo. Ha crittato. Lui dà un bel po' di esperienza. Due abilitosfere anche, alla grandissima. Tu. Mega pozza, buono. Qualunque tipo di pozza è ben accetta. Ah, siamo già arrivati, cavolo. Mi ricordavo che fosse un po' più lungo. E non devo neanche tagliare niente perché ci sono sempre stati nemici diversi. Quindi sono proprio contentissimo. Ghiaccio. Mi sa che abbiamo combattuto contro tutti i nemici che ci sono in questa zona. Auron, guarda, no parole, il migliore. Dovrebbe imparare fra... Anche lui fra un poco dovrebbe imparare quello che si fa danni, sale di livello, cioè gli aumenta il turbo. 5 velocisfere? La faccio. Hey! How much longer till Xanarkand? Still a ways. First down the moonflow to the Guado city of Guado Salam. Then we cross the Thunder Plains to the Temple of Makalania. Oh, boy. And before that, we get to pray at the temple in Jose. Yay! We can't just skip all that, can we, huh? Mm-mm. I have to pray to the faith in every temple in order to earn the final Aeon. That's a summoner's training. She's got to prepare mind and body, all just to get ready for the final summoning. Yeah. Must be tough, Yuna. I'll be fine with you here. Ma non capisco perché se ogni tanto sembra che stiano parlando al rallentatore. With you here. Non so, è strano. Vabbè, visto che sono arrivato qui e non ci dovrebbero essere altri nemici, direi di livellare. Stavo guardando fuori dalla registrazione che volendo posso ricongiungermi a Auron. Tra poco. Moviola non mi ricordo cosa fa, ma non dovrebbe essere niente di che. Cioè, posso andare di qua, usare una passosfera a livello 1 qua, usare una passosfera a livello 1 qua. E poi tipo posso piazzarmi di qui e andare tutto al lato che sta facendo Auron, così la vita... La vita di Tidus... 2500 di vita. Auron si aumenta un po' la destrezza. Yuna HP, grandissima Yuna. Difesa fisica. E altri 200 HP dovrebbe essere quasi alla soglia dei 1000. 875, posso ridargli l'anello che aveva prima. 962. Quasi, quasi 1000. Hey, new guy. Me? Who else? What can I do for you, boss?
Don't tell Yuna you know about Sin and Jekt. Huh? You know her. She would distance herself from you. We do not want that. I see. I think. Yeah, but even if I did say something, no one believed me, you Yuna know? Sì. Yuna would. Ecco appunto. Ah, you have a point. Come to think of it, did I really have to know about Jekt? What about my feelings? Better than you finding out at a critical moment, becoming emotional. What? Me? Emotional? I heard you were quite the crybaby. Yeah, maybe when I was a kid. Maybe even a little now. Just a little. Hey, I still don't buy your story, you hear? Le scimmie. Wow. Le scimmie. Voi. Yuna, it is good to see you and your companions are well. Yourselves as well, Captain. We were worried. Praise be to Yevon. We escaped with our lives, but our troops were decimated. Of all our chocobos, only this one made it. Poveri. We make pretty poor chocobo-mounted forces without chocobos. We turned our backs on the teachings and cast away our faith. This is our just reward. Avete roba da darmi? Just you now. No, non volevo parlare con lei. We should... Ok. Just you now. No, la capita... Ma basta! So many died in Chocobo, lei mi deve dire qualcosa? Non vuole parlare con me. Ci sono le scimmie e qua c'è il tempio. Il tempio che consuma una quantità di elettricità che neanche uno stadio. Ah, mi devo muovere. Stavo dicendo, non succede niente. Che poi non ho mai capito, questa città è in una grotta, perché il soffitto è chiuso, è una grotta. The Lightning Mushroom Rock. It only opens when a summoner is addressing the faith. That means another summoner's already in there. Indovina chi? Another summoner? What if it's Donna? Nah, Donna l'abbiamo lasciata indietro. Right. In we go. No, col cacchio. Qui ci sono un po' di oggetti nascosti in giro. Tipo questo, sono 4000 guil. Di lì non c'è niente, di qua sì però. Esatto. 4 unità di abilitosfera? Ottimo! Luso, he's... Where is he? I found him. But he was torn in half! That idiot! What do I do now? I can't do this. I'm going back to Besaid. Povero gatto. Mi spiace un po' per il povero gatto. Ciao, va. Salvo. Ok, possiamo andare qua dentro e vedere se c'è qualcosa. Allora, usiamo la super vista, là dietro c'è un forziere, però il simpaticone non mi fa passare. Senti, ma quest'uomo è nazista, nessuno gli dice niente, che faccio? Imparare armi, ma non erano al completo? Attacco fisico P5, attacco magico P5, attacco fisico P5, 5, 5... Difesa fisica. C'è nient'altro. Dai, signor. Nazione. Sti nazisti. Andiamo nel tempio. Non mi ricordo se c'è altra roba in giro. Al massimo la cercherò più avanti.
Allora, parliamo con Auron. So you're a champion of Yevon now, Braska. Ok. Salve. I beg your pardon, but may I ask your name? I am Summoner Yuna from the Isle of Bisade. As I thought. The daughter of Lord Braska. You have the look of your father. C'è un altro nazista lì dietro. My father? You knew him? No. I have never met the man. Ah, my apologies. I am Isaru. I am a summoner, like you. I'm Pasi. Ciao, Baccio. Pleased to meet you. And I'm Moroda. L'uomo con i capelli a punta. Since I was a child, I've always looked up to Lord Braska. I wished I would someday become a high summoner like he was. You must have some of your father's talent in you. I believe you might someday defeat Sin. I'm not really. I've only just become a summoner. Of course, I've no intention of losing either. So perhaps we should race to see who can defeat. Non gli hanno fatto Sin i vestiti first, in HD. No. Cioè il prete dietro è più in HD di lui. Very well, che cavolo. I accept your challenge. Isaru. Yuna. Tidus non vede niente perché c'è davanti tipo la paraspalla di Wak. Yes. Prego, prego. Vada, vada. Quindi lei ha già preso l'evocazione di questo tempio. Che non è niente male, devo dire la verità. C'è un forziere dall'altro lato. Dopo ci vado. C'è un forziere anche qua. Signor nazista non mi fermerà. Mega fenice. Serve una pozza? Io ce le ho, se ne vuole qualcuno. Quello che è successo? Lei? Capitano, apro gli occhi! La prego! C'è il forziere. C'è un etere buono perché non ne ho tanti. Allora, mi sto guardando attorno prima di muovermi, ma non vedo niente. Sono Chocobo. Non respira più. Ah, c'è un forziere. Sono cieco. Panacea, buono. Lei? Serve un aiutino? Sì, io non ci sono. Non possiamo mandare. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma che gli è passato? Volevo fregare il giro, tipo incastrarli, ma no. Non ha funzionato. Questo è vivo o è morto? Non ci posso manco parlare. Stavo cercando se c'era qualche dizionario albedo, ma non ne vedo neanche uno. Ok, allora andiamo al chiostro della prova. Dica. Me? You are Yuna's guardian, no? Sì. Moroda's heard a curious rumor. I thought you should know. I heard it from those crusaders. Dica. Seems that summoners have been going out on pilgrimage and just disappearing. It could just be the fiends got them, but not so many so quickly. Sorry I don't know more, but watch your back. Ain't much future for a guardian without a summoner, eh? Gli è passato in mezzo. What? What? What you all talking about? We're talking about doing your job as a guardian. Hey, I'm doing good. Right, big brother? Please be careful. Will do. Passe! Muovi il culo! What? We're leaving! Perché urla? È a due centimetri da lui! See ya! Vabbè! Possiamo andare al chiosco della prova, lei mi fa passare. Sì, levati dalle scale. Dannati nazisti. When the night is over, my life is over.